Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati dagli studi del TG Noi per questa edizione del TG Giorno, che apriamo con due notizie di cronaca. La prima ve la forniamo andando anche sul nostro sito www.noitv.it, dove la riportiamo in apertura. Rapina da 15.000 euro nella notte alla sala slot di San Concordio. Rapina, apriamo anche il pezzo, questa notte alla slot di San Concordio. I rapinatori, due uomini incappucciati, armati, apparentemente italiani, hanno messo le fascette di plastica a piedi e mani del titolare, in pratica li hanno legati, e anche all'unico cliente presente in quel momento. Si sono poi concentrati sulle macchinette da cui hanno portato via, secondo una prima stima, circa 15.000 euro. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai colpevoli. Naturalmente su questa vicenda torneremo in modo più ampio e dettagliato nell'edizione della sera del TG Noi. Paura invece nella tarda mattinata, poco fa a Tassignano, siamo nel comune di Capannori, dovremo vedere anche delle immagini, per la rottura di una tubazione del gas. Siamo in via del Casalino, a pochi metri di distanza dal passaggio a livello. A spaccare la tubazione sarebbe stato il mezzo di una ditta che stava lavorando per la posa della fibra ottica. La fuoriuscita del gas ha provocato anche delle fiamme che fortunatamente non hanno causato danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno posto in sicurezza l'impianto. Oltre al gas, il mezzo della ditta al lavoro ha provocato anche la rottura della tubazione della fognatura. Ed ora parliamo del percorso partecipativo per quanto riguarda il piano strutturale intercomunale che coinvolge Capannori e altri comuni della Piana. Partirà giovedì 13 febbraio il percorso partecipativo per la stesura del piano strutturale intercomunale della Piana, che coinvolge i comuni di Capannori, Capofila, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Con il supporto tecnico di Sociolab saranno organizzate una serie di attività di ascolto e partecipazione, secondo modalità studiate appositamente per permettere a diversi soggetti di dare il loro contributo. Febbraio e marzo il processo prenderà il via con 5 focus group dedicati a specifiche categorie, per proseguire poi marzo ed aprile con incontri tematici di coprogettazione. A maggio si svolgerà poi un evento di confronto e riflessione finale, dove saranno presentati i risultati delle partecipazioni. Tutte le iniziative si svolgeranno in maniera diffusa nei 4 territori comunali. Gli obiettivi ovviamente sono lo sviluppo del sistema insediativo con la riduzione del consumo di suolo e quindi con il recupero delle aree già urbanizzate, la salvaguardia dell'identità territoriale, quindi lo sviluppo del territorio rurale, del territorio non urbanizzato e una rivisitazione, uno sviluppo, una valorizzazione di quelle che sono le aree commerciali e produttive del nostro territorio con una possibile delocalizzazione in contesti più appropriati ove queste aree invece siano collocate all'interno dei centri abitati. Il tuo taxi, potremmo dire il vostro taxi, a portata di smartphone. Vediamo come nel servizio che abbiamo preparato. Si rinnova il modo di usufruire del servizio taxi grazie ad una nuova applicazione, App Taxi, già utilizzata in grandi città come Milano e Roma e che adesso sbarca anche a Lucca e a Viareggio. Anche la CNA ha seguito con grande interesse l'attuazione della nuova App Taxi. L'applicazione consentirà alle due città di mettere a disposizione dei visitatori uno strumento di facile consultazione che renderà più semplice ed immediato l'utilizzo del taxi. Il nuovo servizio è stato presentato a Palazzo Orsetti nel corso di una conferenza stampa. Il turista, una volta che chiama, può scegliere la tipologia che più le aggrada della macchina, quindi la macchina da per 6 persone, 7, 8, fino a 8 noi abbiamo mezzi. In più può avere sotto controllo sia la parte diciamo, del costo, perché ha una previsione di costo, in più ha la possibilità di vedere anche il tragitto che seguirà poi il tassista per confezionare poi il prezzo definitivo della corsa. Questo lo facciamo per un controllo, un doppio controllo. Quindi il turista che prende, che usa il nostro servizio di autotaxi, si deve sentire tranquillo di avere operatori che sono autorizzati, controllati dalla cooperativa che comunque sia fa una scrematura e è sempre presente su qualsiasi situazione. Infine, per una maggiore trasparenza nei confronti dell'utente, è stata evidenziata la differenza tra condizioni di traffico ottimale e condizioni di traffico pesante, per far meglio comprendere agli utenti che il taxi è veramente un ottimo alleato per la mobilità urbana, purché messo nelle condizioni di potersi muovere facilmente attraverso i percorsi urbani.
È stato individuato l'uomo che domenica scorsa, nel pomeriggio, ha sparato ad un cinghiale uccidendolo nella zona degli impianti sportivi di Gallicano. Secondo le prime indagini non si è trattato di un atto di bracconaggio. L'uomo, che è stato denunciato alla Procura di Lucca, avrebbe sparato ritenendo l'animale potenzialmente pericoloso per l'incolumità delle persone. Restiamo in Garfagnana perché si sta ancora lavorando in queste ore in modo alacre e sollecito per tentare di ripristinare una viabilità accettabile dopo la frana che nei giorni scorsi ha coinvolto la strada per Arni. Siamo naturalmente nel comune di Careggine. Si lavora con impegno nel comune di Careggine sulla strada comunale che collega le frazioni di Ceragetta e Isola Santa con il capoluogo. La strada è chiusa a causa delle pietre pericolanti che rischiano di cadere e che si trovano a monte della strada stessa. L'unica via di accesso percorribile per gli abitanti delle due frazioni al momento è di fatto solo quella che conduce verso la Versilia. È un lavoro delicato e complesso quello che stanno portando avanti gli uomini della ditta Guidi Gino, coordinati dall'ingegner Bonaldi. La messa in sicurezza consiste in uno scrupoloso e complicato controllo del versante. Quando trovano pietre a rischio, le stesse vengono rimosse tramite la speciale attrezzatura in dotazione. Sia il personale che le attrezzature sono state trasportate sul posto grazie all'utilizzo dell'elicottero, rendendo così l'intervento più veloce e piacevole. Ma qual è l'attuale situazione? A quando la riapertura della strada? Adesso c'è l'operazione di disgaggio della parete, quindi della messa in sicurezza della parete, dopodiché si spera perlomeno di poter aprire con un senso unico alternato, quindi ridare un pochino di respiro alle frazioni di Isola Santa e Capanne che sono attualmente isolate e poi creare il bypass, quindi il collegamento con l'Alta Versilia che attualmente è inesistente. Il comune di Careggine è interessato, come ben si sa, anche dalla grande frana verificatasi sulla strada provinciale 13 di Valdarni ad Isola Santa. Queste le ultime novità. Allora, adesso i tecnici sia della provincia che di Enel stanno facendo i giusti controlli e valutazioni del caso. Può darsi anche che i tempi siano inferiori, diciamo, rispetto a quello che si pensava dall'inizio, però... Vedremo, vi terremo naturalmente aggiornati. Lo spettacolo da venerdì 7 a domenica 9 febbraio andrà in scena al Teatro del Giglio, lo spettacolo Tango del Calcio di Rigore, protagonista Neri Marco Re. Vista la grandissima richiesta da parte del pubblico alle tre recite in cartellone, ne è stata aggiunta una quarta sabato 8 febbraio alle ore 16. Lo spettacolo, ricordiamo, prende il via dalla finale dei mondiali di calcio del 1978. Il 25 giugno alle Stadio Monumental di Buenos Aires si giocò Argentina-Olanda e l'Argentina doveva vincere a tutti i costi e da lì nasce poi lo spettacolo di Marco Re. Ci siamo accorti in questi giorni, siamo accorti un po' tutti quanti di questo caldo anomalo, essendo i primi di febbraio, però nel servizio che segue, curato da Egidio Conca, verificheremo che non si tratta assolutamente di un record. Il meteo prevede che le temperature si abbasseranno nelle prossime ore, ma intanto in questi ultimi giorni abbiamo vissuto un inizio di febbraio davvero anomalo. Ormai siamo nel cuore dell'inverno, ma i termometri dentro e fuori le automobili segnano quasi 20 gradi nelle ore più calde, senza contare lo spettacolo delle mimose fiorite già a fine gennaio e le cime delle montagne senza neve in Alta Garfagnana, o il footing in maniche corte in passeggiata a Viareggio. Per avere lumi statistici sul caldo anomalo di questo periodo ci siamo rivolti al giornalista Paolo Mandoli, che da anni raccoglie dati sull'andamento del tempo meteorologico a Lucca, e scopriamo che fa caldo come a primavera, ma non possiamo parlare di record. Ma in questo periodo è sicuramente superiore alla media, non siamo ai livelli record per la città di Lucca almeno, i livelli record appartengono al decennio del 1980 che abbiamo avuto la temperatura più bassa ma anche il gennaio, inizio di febbraio più alto con temperature sopra i 9 gradi di media. Attualmente siamo sul mese di gennaio a 7,5 e su febbraio, inizio di febbraio siamo in quell'ordine lì. Il problema è che la temperatura di questi giorni, soprattutto le massime, sono tipiche di inizio aprile, quindi vediamo anche delle fioriture che insomma portano un po' fuori stagione, ecco, questo è un po' il cambio, però non siamo a livelli eccezionali, il livello eccezionale appunto appartiene sempre agli anni 80. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Giorno, una breve pausa ma ci ritroviamo subito dopo con le notizie sportive.